Stiamo per raccontarvi la storia di uno scontro tra un'amministrazione pubblica e la procura. Al centro di questo scontro ci sono cemento e soldi, tanti soldi. Così tanti che per raccontarvi questa storia siamo saliti fin quassù per mostrarvi l'immagine di una nuova capitale, Milano, la capitale italiana dei grattacieli. Negli ultimi 10 anni Milano è diventata il centro dei grandi capitali. Milano è diventata la città dove ci sono maggiori investimenti immobiliari in Europa, la prima. Con una capacità attrattiva senza pari in Italia. A Milano complessivamente dovrebbero arrivare oltre 20 miliardi di euro di investimenti. E non solo per gli investimenti. Avevamo 45.000 studenti fuori sede e oggi sono 70.000. Sembra la città perfetta. Ma se andiamo tra le vie dell'aperitivo, scopriamo che i milanesi hanno un bel problema. Negli anni si è alzato qualsiasi cosa. C'è una spesa che io pagavo 3-4 anni fa 50 euro, la pago 100. Per una persona normale non sopravvivi. I conti sono presto fatti. Se uno guadagna 1.500 euro al mese... Sì. Diciamo stipendio medio, medio buono, 1.500, no? Insegnante. Sì, se hai la casa in affitto in centro, poco poco... Boh, quanto vuoi pagare? 1000 euro? Ci aggiungi le bollette che sono altre 200, 150 euro al mese, non so. A questo ci aggiungi l'assicurazione, la macchina, una pizza con gli amici. Basta, non è avanzato più. Tu devi stare in periferia per forza. Nella Milano dei grattacieli i milanesi non ci stanno più. Tanti milanesi sono usciti fuori, tanti abitanti li abbiamo persi. Qui il problema principale è la casa. Nelle zone più centrali, se cercate un piccolo appartamento, vi potrebbe capitare di ritrovarvi in una stanza. Scusa, metri quadrati ufficiali? In una stanza con una doccia dietro a una tenda. E quando chiediamo del bagno... Ma c'è il bagno, utilizziamo pure l'esterno, che ripeto è condominiale. Ci accorgiamo poi di un altro dettaglio. Non c'è aria condizionata? No, aria condizionata. Tutto alla modica cifra di... 180, 185 tirandolo per chiudere. 185.000 euro per 15 metri quadrati senza il bagno. Ma se volessimo prendere un bilocale? Qua dentro? Ah. Qua dentro se trovi un bilocale da 50 metri lo venderei a 650. E questo è per comprare. Abbiamo allora cercato un monolocale da affittare e in pochi giorni abbiamo ottenuto appuntamento per una visita al quinto piano. Ma questo di fatto era il solaio? Sì, era recupero in sottotetto, mansardato. Qui i solai sono diventati delle case. Beh, allora diciamo che per le pulizie è comodo, no? Cioè... Senti poco tempo. I metri quadrati? 9 sono. 9 calcolati? Sì. Questo? Allora, tac, alla pozzetta. Esatto, quindi pozzetta. Qui c'è una decina di amici. Questo è il bagno? Sì, il bidet effettivamente non era difficile incastrarcelo. Però almeno c'è la doccia. Scusa, quindi prezzo finale? È 800 più 100 di spese. Più agenzia? Sì, il 20% è il canone annuo. 1.900, sì. Più 1.900 di agenzia. Abbiamo poi saputo che l'ultimo inquilino ci ha vissuto per 2 anni. Posti come questo sono un tale fenomeno a Milano che c'è chi ne ha fatto un mestiere. Noi siamo qua a Palese, nella casa delle tartarughe ninja, nel sottotetto. Noemi Mariani, influencer milanese, raccoglie da anni segnalazioni delle case da incubo a Milano, su cui ha scritto anche un libro. Cesso, scalettina che ti porta su questo letto. Questo qua sopra è un letto? Sì, speri che questo letto... Non cada, non crolli. Esatto. Cioè, per questo preziosissimo locale 800 euro al più mese. Più 200 di spese, secondo me. 200? 1000 pure questo? Anche questo 1000. E non è nemmeno la soluzione più fantasiosa. E poi qua, bellissimo, tu... vai in bagno e poi qua hai i tipi che parcheggiano. Cioè tu ti alzi, ti vedono mezzo busto, non so, esci nudo, vuoi uscire nudo perché sei giustamente in bagno. Questa sarebbe la serranda di un negozio, diciamo, era un locale. 900 euro al mese. 35 metri quadri. Più ovviamente spese condominiali. Questi sono tutti dei prezzi che tu paghi per delle case nel momento in cui hai comunque uno stipendio che si presuppone sia un minimo alto. Cioè tu non puoi spendere
1.000 euro di casa, cioè sì, ok, uno dice su 2.000 euro che prendo, 1.000 vado in una casa. Ma però il massimo della casa che puoi prendere è un monolocale con letto di vasa, cioè capisci che comunque c'è un cortocircuito e non si può andare avanti così. Noi, il nostro ragionamento che spesso facciamo tra noi ragazzi dai 30 ai 40 anni è che comunque siamo la generazione che non mette niente da parte, cioè è impossibile mettere da parte. E se un trentenne a Milano vive in pochi metri quadrati e non mette niente da parte, c'è chi in questa città ci sta benissimo. Scusa, questo è l'ingresso living, come direste voi? Questa è la zona living. Zona living. Che si apre sulla cucina. Siamo entrati in questo loft a due passi da San Babila e ci è sembrato subito di essere nel mondo dei Ferragnez. Due stanze con i due bagni in suite e poi una terza stanza con cucina indipendente. È un piede a terra di fatto? Di fatto in questo caso è un piede a terra, nel senso che è una persona che viaggia molto e passa un paio di settimane al mese a Milano, quindi se voleva una casa grande e bella, diciamo che questa è... che l'ho ottenuto. Prezzo? Allora, in questo caso l'immobile costa 15.000 euro al mese. 15.000? Per affitti tendenzialmente semestrali, annuali. Cioè sono 180.000 euro l'anno? Esatto, esatto. Tutto incluso. Insomma, un piede a terra come questo costa 180.000 euro all'anno. Se qui si torna sul tetto poi. Camminiamo nel cielo, guarda come si riflette. Una volta che noi mettiamo questo tipo di prodotto sul mercato, in una o due settimane lo abbiamo praticamente affittato. Per noi paradossalmente è più facile affittarne una da 180 che una da 60. A quanto possono arrivare gli affitti di posti così, Peter? Ma guarda, che io sappia, l'appartamento più caro che è stato affittato a Milano è intorno ai 60.000 euro al mese. Italiani o stranieri i vostri clienti? In questo momento noi abbiamo quasi unicamente stranieri, siamo al 93-94% di stranieri. Ma perché ai ricchi stranieri interessa tanto l'Italia del lusso? Molti di questi stranieri arrivano con dei benefici fiscali importanti, quindi la famosa flat tax, pagano un massimo di IRPEF di 100.000 euro all'anno, qualsiasi siano i guadagni. Quindi chiaramente per una persona che ha un reddito importante diventa una cosa molto attrattiva. I ricchi che trasferiscono la residenza in Italia per almeno 6 mesi pagano una tassa annuale fissa di 100.000 euro, qualunque sia il loro reddito all'estero. Per i milionari, una città piccola e ricca come Milano diventa un paradiso. Per gli altri, come questa educatrice da poco laureata, la realtà è ben altra. Io avrò visitato almeno 50 case. 50 case prima di trovare la tua stanza? Sì, sì, sì. Cioè 50 case in cui cercavo una stanza. Mi costa 6,50 con tutto incluso e devo dire che è una di quelle che costa meno. Ma è una stanza, un appartamento condiviso? Sì, io vivo in un appartamento con due persone, anche loro lavoratori. Quanti anni avete? Io 27, il mio coinquilino 30 e la mia coinquilina 37. 37 anni. Mm-mm. E lavori quali sono? È insegnante, io educatrice e lui fa lavoro in consulenza. Ad un'età in cui i nostri genitori avevano casa e famiglia, oggi le persone vivono come studenti di 18 anni. Anche i lavoratori della pubblica amministrazione sono in difficoltà. L'ultimo bando per la direzione a Milano dell'INPS ha visto la metà dei vincitori ritirarsi per gli eccessivi costi della vita. Qui sono a rischio i servizi e non solo quelli burocratici. Emblematico, per esempio, è il caso delle scuole materne dei nidi comunali di Milano, dove si stanno esaurendo le graduatorie e non si trovano più professionisti. Un altro settore sensibile è quello della sicurezza. Come Milano sta facendo continuamente concorsi sulla polizia locale, ma la risposta non è quanto il bisogno della pubblica amministrazione. Ma il sindaco di Milano, Beppe Sala, cosa ne pensa di tutta questa storia? Sindaco, buongiorno. Carlo Marsilli, Rai 3. Siamo andati a incontrarlo a un evento elettorale, dove i suoi stessi supporter puntano il dito contro il problema della casa. Ma chi se la può permettere la casa? Il problema sono i miei figli che sono in casa, per esempio, che non riescono ad uscire, una ha 21 anni e l'altro ne ha 31. Perché... Come vai a prenderti in affitto una stanza? Allora, quello di 31 anni ha deciso di andare fuori Milano. Milano è diventato un serio problema. Hai quei cittadini che dicono che Milano è diventata una città esclusiva. Questo è un tema ricorrente per il costo della casa principalmente. È il mondo che
No, è così, è così. Guardi, è la sua opinione, ma se no. Noi... No, tipo, non è una mia opinione, sto parlando. No, è una sua opinione, secondo me, nel senso che se lei vedesse con realismo qual è l'andamento dei prezzi delle case a Bologna o Napoli, si renderebbe conto che noi in questo momento abbiamo un problema di disuguaglianza. Ma noi non siamo fermi, stiamo cercando di fare tutto il possibile per dare un'offerta superiore di case.